Ciao a tutti, il gioco che vi voglio presentare oggi si chiama Gladiatus, è un browser game della GameForge. È un po' particolare come gioco, adesso ve lo racconto. Se per giocare potete cliccare sul link sotto il video e verrete diretti a una pagina di registrazione dove inserire nome, email, eccetera, e dopo fare login. Allora, questo è proprio l'inizio del gioco. Sono a livello 1, appena cominciato. Ho fatto un paio di missioni, adesso andiamo a farne un'altra, i Boschi Oscuri. Questo è il menu di gioco e questo è il menu delle missioni. Al momento è attiva soltanto quella nei Boschi Oscuri, che è la prima, e man mano che le completerete se ne attiveranno di altre. Al momento siamo proprio scarsi, quindi per cui cominciamo con il ratto, che è quello più semplice. Cliccando attacca si compie la missione. Oh, abbiamo trovato anche delle scarpe che ci danno corazza più 6. Yeah, buono. E anche sbloccato un bonus, narratore di storie. Le tue storie sugli avversari che hai sconfitto aumentano del 20% di in più il tuo onore. Praticamente ogni volta che combatti con un mostriciattolo, in questo caso il ratto, hai la possibilità di sbloccare uno di questi quattro premi, che uno ti fa ricevere più denari ogni missione, uno ti fa ricevere più esperienza, 30% in più, e l'altro ti fa aumentare del 10% la probabilità di trovare un oggetto, quindi molto utili per ottenere migliori premi durante le missioni. Adesso abbiamo preso delle scarpe e io prima avevo preso anche un po' d'altra roba, per esempio uno scudo nuovo, basta trascinare in teoria, trascina su via, ok? Come no? Wow. Ok, perfetto, ho trascinato gli oggetti, adesso basta per indossarli, mi sembra che basti andare su riepilogo. Questo è il riepilogo del giocatore. Abbiamo uno scudo corazza più 40. E allora quello ce lo teniamo. Però l'elmo più 5 lo mettiamo. E anche le scarpette qui così. Ok, dopodiché andiamo a fare ancora un paio di altre missioni. Anzi, no, andiamo ad allenarci un po'. Sul menu parallelo a quello delle missioni c'è quello della città. Al momento non è completo perché si completerà a livello 10 con l'aggiunta delle aste. Boh. Adesso andiamo su allenamento e possiamo spendere un po' degli ori che possediamo, sono 164, e aumentare alcune abilità, per esempio queste che costano pochissimo. Giocando potrete notare che le abilità più utili sono il carisma, che ti consente di aumentare il danno critico, la forza relativamente, e destrezza e agilità, quelle più utili, insomma, assieme al carisma. La forza ti aumenta di più 1 il danno ogni 10 punti di forza, quindi no, non, è meglio aumentare quella statistica grazie a armi più potenti, piuttosto che aumentare tanto questa. I migliori da aumentare, secondo me, sono destrezza, carisma e agilità. Vabbè, intelligenza proprio no. Qua abbiamo ancora un po', sì. Fino a 10 il carisma, ci riusciamo? Vedete che ogni volta che ci si allena il costo di fare più uno aumenta anche abbastanza esponenzialmente, ma comunque aumentano anche abbastanza esponenzialmente i guadagni con l'aumento di livello. Andiamo a fare un'altra missione. Boschi Oscuri. Ancora un paio di ratti. Congratulazioni, hai trovato un nuovo elemento di un costume, bastone dei serpenti alati. Vuoi passare i costumi? Ma certo. A me sembrano tutti uguali sti costumi. Non che sia male, ma a parte questo. Ah, ok. Bastone dei serpenti alati. Vuoi veramente indossare questo costume? Sì. Vediamo se ha cambiato qualcosa sul riepilogo.
Penso che sia soltanto gli spostamenti da una terra all'altra non hanno più alcun costo. Ah, ogni costume ci dà un particolare bonus. Ogni volta che ritiri il bonus per il login, ottieni 2 punti favore extra da ciascuna divinità. Ah, ti danno dei bonus ottenere questi costumi. Buona, è una cosa che hanno aggiunto da poco. E sembra simpatica. Qua abbiamo preso anche la terza. Ne manca solo una, quella degli oggetti. Niente, solo un po' di denaro. Qui ci sono i punti spedizione che servono per fare le spedizioni. Ogni spedizione ne consuma uno e di per cui dopo un po' resterete senza e bisognerà aspettare che si ricarichino. E però ogni volta che si sale di livello, per esempio a noi mancano ancora 3 ratti da uccidere per salire di livello, si rigenerano completamente i punti, quindi per cui è molto semplice all'inizio fare missioni a nastro. Dobbiamo aspettare che si ricarichi 3 secondi. Arena dal livello 2. Oh, livello 2. 55, 75 ori, ha ricevuto un nuovo incarico, ok, ben fatto, vai all'arena e adesso possiamo fare il nostro primo combattimento nell'arena. Ciao King Arthur, mi sa che questo è un po' troppo forte per noi. Vabbè. Proviamo con questo, dai. Anche se mi sa che ci. Ah no, ha pochissima vita. Mukesh! Dov'è che si attacca? Ok, non mi lasci attaccare? Forse siamo a livelli. No, livello 2, 9. Ma non mi lasci attaccare. Ah, forse. Che mona. Oh, eccolo qua, ce l'abbiamo fatto, abbiamo anche vinto, anche se era meglio equipaggiato di noi. E cosa abbiamo portato a casa? Niente. Ah sì, eccoci qua, razziato 67, punti vittoria e un punto esperienza, bene bene. Possiamo andare a allenarci ancora un po'. Colpo facciamo destrezza. E anche agilità. Bene, adesso vediamo che oggetti sono arrivati. Scarpe che avevamo già, che si potrebbero vendere all'asta, ma che ancora non è attiva. Andiamo allo fabbro, mercenario. Cancello della città, cos'è? Eremita, no, no. Bisogna salire ancora di livello per poter accedere alle aste, che è il posto anche dove si possono fare soldi più in fretta. Adesso in teoria potremmo. Oh, ratto è finito. Uffa, volevo finire il ratto. Vabbè, dai, proviamo la lince. Compra rubini anche no. Con i rubini si può velocizzare tutto il gioco molto, molto di più. Però costano soldi veri e ottenerli durante il gioco è abbastanza arduo. Però è possibile. Vincitore lince, niente, direi che ancora non siamo pronti per questa. Allora, qua cos'è che è arrivato un altro scudo? Assi verde. Ogni oggetto può essere di vari colori, verde, blu, in base al livello. Fino ad arrivare rosso, basta vedere qua sulla classifica i giocatori più forti, tipo questo livello 121 Gina. Ha un viola super acceso. Livello 128 sta Asha. Dopo potrete portare con voi anche dei
delle specie di servitori di soldati che vi accompagneranno durante le spedizioni, quelle nelle segrete che sono molto più difficili di quelle normali che stiamo facendo adesso, tipo queste ai boschi oscuri. E ci sono premi molto più grossi, però lì cose migliori si trovano là. Abbiamo trovato un anello che però non ci serve, un cippo. E si sbloccano dal livello 10. Sull'arena, che invece si è appena sbloccata adesso, si può arrivare, se si riesce ad arrivare primi, si può rubare il monte premi al giocatore che è in testa, ma di solito i giocatori che sono in testa sono parecchio forti. Per esempio questo, guarda, carisma pompata manetta, però non mi sembra così forte a dire il vero, questo è battibile. Attacco critico, però sì, no, non è così forte. Si potrebbe battere. Va bene. Pantheon. Ah, qui sono. Ah, gli incarichi. Eccoci qua. Batti 11 avversari durante le spedizioni o nelle segrete o nelle arene. Vinci 3 lotte di fila contro avversari che portano a vincere se sterzi. Sconfitti 8 avversari vincendo se sterzi e batti 4 ratti. Adesso accettiamo l'incarico e andiamo anche a farlo. Batti 4 ratti. Sono tante cose da fare così, non... abbastanza simpatico come gioco. Deve piacere il genere, ovviamente, non è come World of Warcraft o un Metin 2, insomma. Però è carino, poi abbandonare quando vuoi. L'importante è che quando te ne vai dal gioco cerchi di spendere tutti i denari che hai, perché sennò vieni categoricamente razziato. E sì, basta spenderli, insomma. Vai qua al allenamento e fai fuori tutto quello che Costituzione serve ad aumentare gli HP, ma se non aumentano di molto, però almeno fino a 10, diciamo. Ok. Adesso dobbiamo fare 4 volte questa missione qua, ma un pezzo di formaggio. Oh, questo vale all'asta. Questo mi pare che valga all'asta un po'. Perché i giocatori forti cercano sempre oggettini per curarsi, che vendono quelli più deboli perché loro costano un casino. Allora conviene vendere tutto quello che si trova all'asta all'inizio per fare un po' di soldi e aumentare le statistiche in fretta e comprare qualche oggettino buono. Oh, ho perso. Va bene, finito la vita. Qua cosa abbiamo? Qua. Ecco qua. Va bene, comunque il gioco è questo. Spero vi sia piaciuto e vi auguro buon divertimento. Come sempre per giocare c'è il link sotto il video. E ciao a tutti.